Alexa, spegniti. Ragazzi, come va? Eccola qui. Con le ruote Michelino. Io direi che vanno bene. No? L'altro giorno l'ho provata e tengono, caspita. In corsa, tengono molto meglio la strada, e nel senso che non senti quel movimento che sembra che debba, capito? Ovviamente quando sono troppo alte, no? Ti dà un po' quel senso che se vai troppo veloce, la macchina, capito? Fa un po' da. You know what I mean. Che cazzo. No, bambini. Devo dire, sì, vanno benissimo. Non mi piace. Mannaggia. Non mi piacciono per nulla. Perché fanno la macchina molto più bassa. E è più facile entrare. Però non mi piacciono. Voglio fare proprio questi 6.000 km e dopodiché ciao, goodbye. Ma devo dire che tengono molto bene la strada. Ho preso una curva a velocità sostenuta per la Watts e hanno tenuto benissimo, nel senso che con le altre gomme mi avrebbero portato fuori. E invece queste qua, guarda. Sono 225 65 R16C, quindi cargo radial. E sì, devo dire che sono contento. Non mi piacciono per niente, ma sono contento. Adesso, non so se qualcuno ha seguito una discussion con un utente. Che cosa è mai una bugia? La bugia è la voglia di dire e di non dire per evitare la fatica di dover spiegare qualcosa che a sua volta un'altra ancora dietro se ne porta. Ti rendi conto solo dopo che ti piace, non puoi più farne a meno e aumenta il gusto di pensare che in fondo inventi solo il vero artificiale. Si inizia non si sa perché, forse per noia, forse per misurare se stessi, e da quella volta non hai più smesso. E la condanna tua sai qual è? È che oggi non puoi fidarti nemmeno più di te stesso, che fa 1.000 km al mese. Ha comprato la Watts dopo la mia. Io sono stato il primo a comprarla. Dopo di me, 3 mesi dopo circa, un altro ha comprato la Watts, con il quale lui non ha un canale, però ogni tanto ci si sente e si condividono i problemi. Ti è già capitato questo? Sì, già fatto. Questo? No, non ancora. A te ti è capitato? Sì, capito? Ci condividiamo questi problemi. Indipendentemente che comunque, nonostante appunto i problemi, amiamo la nostra Watts. Amiamo. L'abbiamo comprata, ce la teniamo, no? E quindi sistemiamo i problemi che arrivano senza nessuna negatività, solo dati di fatto a confronto di quanto ci era stato detto all'inizio. Ciao Gindobre, Gindobre everybody. Somebody, cazzo, you know the song, Alina? Ok. Non per essere negativi, ma solamente per quanto attraverso i video parlavano così tanto della Watts che tanti ci siamo, come dire, cascati, l'abbiamo comprata e adesso ci sorbiamo i problemi che ci sono. Bene, detto questo,
Mi viene in mente questo personaggio che guarda i miei video, fa 1.000 chilometri al mese, 1.000 chilometri al mese, e non ha avuto nessun problema. Un bullone che si è svitato probabilmente perché è difettoso. Un bullone. Se fai tu 1.000 chilometri al mese, la marmitta è sicuro che la devi cambiare. Gli ammortizzatori pure, ma non solo, cuscinetti delle gomme, insomma. No, le stesse cose che già ho raccontato, ma non solo io. Lo stesso, come dire, non il dealer, però se guardate il video delle news sulla Watts, cioè una rivista modello quattro ruote che ha fatto l'intervista a chi per la Watts, comunica appunto tutti i problemi che la Watts, deve confrontarsi. Bene, detto questo, mi viene in mente appunto questo tipo che guarda i miei video, grazie che li guarda, e si lamenta che io racconto i problemi come se fossi negativo. Non è il fatto di essere negativo, ma il fatto di essere realista. E potevi comprarti a questo punto una BMW, una Mercedes. Ma che cazzo? Perché per i soldi che hai comprato questa va benissimo. Ma che adesso, niente, lasciatelo voi nei commenti questa assurdità. Cioè, se uno va in un ristorante, hai mangiato di merda, allora potevi andare all'Hilton. Ma che cosa vuol dire? Niente, questo è quanto. Cambierò gli hub di nuovo, cioè quelli che sono qua dentro, li dovrò cambiare. La macchina è molto più bassa, diciamo, no? E in effetti non mi piace per niente, però caspita, con le ruote così basse è molto più speedy, molto più acrobatica, tiene bene e spero che anche le gomme non perdano aria. Capito? Le ho comprate usate, giusto per fare questi 6.000 km, niente di che. E spero che quindi non perdano aria, me l'hanno gonfiata a 3 atmosfere e quindi vediamo il da farsi. Qui mi è stato messo, non so se si vede, tutta una gommina intorno, capito? Guarda, mi è stata messa tutta una gommina intorno perché entrava l'acqua. Dopo che mi avevano messo i film, visto com'è? No? Adesso è ancora molto morbida, non so come mai. In ogni caso, poi questo l'ho bloccato all'interno e mi sembra che tutto vada per il meglio. Così, se uno alza, questo qua non si può più aprire. Cioè, uno se vuole entrare nella Watts, entra ugualmente. Come mi hanno detto felicemente dalla Tarmot, no? La stessa, ecco, tornando, la stessa Tarmot ammette tutti i problemi che ci sono nella Watts, compreso anche la parte posteriore del mezzo, che è quello che vibra di più, ecco perché si stacca si svitano le parti del braccio, no? Si svitano le parti del braccio proprio perché è soggetta a molte più vibrazioni di dietro, quindi la porta ne risente e il posteriore ne risente, quindi bisogna costantemente chiudere i bulloni e non basta. Si tengono la macchina nel garage e raccontano minchiate. 1.000 chilometri al mese, se tu fai 1.000 chilometri al mese è sicuro che hai problemi, non puoi tirarti fuori e quindi è inutile che uno si fa 1.000 chilometri al mese e guarda ai miei video per vedere se la macchina ha dei problemi. Se fai 1.000 chilometri al mese è sicuro che la macchina ha i problemi, non è che ti può capitare, no, 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 è sicuro che la macchina ha i problemi. Che sia da una parte o dall'altra, indipendentemente che tu gli metta il grasso o questo o quell'altro, la macchina ha dei problemi. La marmitta, per esempio, le sospensioni, per esempio, i cuscinetti, per esempio, freno a mano, frizione, indipendentemente che tu faccia i tuoi lavori, le marce.
senza contare le ridotte. Se tu usi le ridotte, i problemi ti vengono fuori. Se non le usi, i problemi non ti vengono. E allora perché ti compri una macchina off-road 4x4, così, se tanto non usi le ridotte? You know what I mean? I love your car. What you do for living? Well, practically nothing.